Eccoci Luca Magni. È la finale che vale il titolo italiano della spada femminile individuale. Sulla vostra sinistra Giulia Rizzi, sulla vostra destra Rossella Fiammingo. Di fronte a voi l'arbitro della finale, Giuliano Ranza, arbitro che, permettimi Luca questo passaggio, rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo e che viaggia in questo suo ultimo campionato italiano assoluto, perché dal prossimo anno, la prossima stagione, per raggiunto limite d'età, non potrà continuare a fare quello che ha fatto in maniera straordinaria per 40 anni. È un plauso ideale. Eccellenza non solo per il grande curriculum, l'Olimpiade, certo, i mondiali e tutte le massime manifestazioni internazionali che ha arbitrato, ma anche per la professionalità, la disponibilità data, rigore, ai più giovani. Rigore, passione, rigore incredibile, capacità. È stata una parentesi, ma se la meritava tutta in apertura di match Giuliano Ranza, anche lui grande finalista di questi assoluti di Cassino. 1-0 Fiammingo. Lo ricordo anche schermidore, perché io mi ci sono misurato in pedana, schermidore in gioventù. Forte, tra le altre cose. Certo. Allora, ci hai vinto, ci hai perso. Sia e sia. Come sei diplomatico. No, 1-0 Fiammingo. Ho questo difetto di memoria, mi ricordo quasi tutto. Dei miei assalti, poi del resto non mi ricordo niente. No, allora, dicevo, finale interessante, perché l'atleta che si è dimostrata quest'oggi migliore nelle azioni offensive contro la miglior difensivista d'Italia, diciamo così. Quindi c'è proprio due concezioni che si incontrano, e quindi dal punto di vista proprio tattico avremmo probabilmente... Io al posto della Fiammingo l'hai dato dell'attendista e la difensivista. Sì, sbatterei in faccia i tre titoli italiani che ho vinto, sono tre, prima ho detto due, vi chiedo scusa. Ma si vince anche la medaglia olimpica e poi si vince anche per ultimi di buttare quelli dei mondiali. Sto scherzando. Guarda, però siamo, vedi siamo hai dato invece una lettura tattica a quello che potrebbe essere il match. Sì, sulla parte destra della pedana, perché è la Rizzi che preme, però intanto è passato un minuto e quindi arriva il primo cartellino giallo. È passato un minuto senza stoccate e questo è l'avvertimento che l'arbitro dà alle due atlete per far sì che tornino ad essere, diciamo, più attaccanti. Sì, questa fase di studio, che come dicevi prima non era una fase di nulla, ma era una fase di tattica. Chi magari non ne abbiamo già parlato, ma chi magari non è avvezzo a vedere, a seguire o anche a stare sulla pedana, non comprende quanta fatica si duri a fare questo movimento. È curioso come a volte, quando i principianti adulti magari vengono in palestra, no, e cominciano a allenarsi, cominciano a fare i primi movimenti, poi magari fanno una lezione di un quarto d'ora, 20 minuti, poi il giorno dopo tornano e dicono: scusate signori, ma abbiamo un mal di gambe terribile. Attenzione, eccolo qua, per la prima volta vediamo il cartellino rosso, quindi 2 minuti in pratica senza stoccate, e adesso hanno avuto una stoccata a testa. E arrivano così al primo minuto di pausa, una prima frazione equilibratissima, con un solo colpo doppio, un cartellino rosso per non combattività, quindi si ricomincerà praticamente da zero. Sì, nessuna vuol prendere l'iniziativa, nessuna vuole scoprirsi. Quindi, quelle gare di ciclismo su pista dove tutti fanno sul plus, esatto. E chi parte per primo? Esatto, no, non vorrei fare la figura del sapientone citando Antonio Maspes, però comunque il nostro più famoso pistard, che stava a quarti d'ora sul bordo alto delle curve paraboliche dei velodromi. E la cosa curiosa è come
parlando di scherma si cerchi sempre di fare paragoni, no? Allora, ora abbiamo fatto il paragone con il surplus dei ciclisti, poi c'è chi dice che la scherma è una partita a scacchi giocata a 100 all'ora. Sì, ma devo anche dire che il resto del mondo fa un sacco di paragoni con la scherma. Il giochino del fioretto della sciabolata, che tante volte viene anche completamente frainteso, ma che usano tutti. Questo però significa evidentemente che la scherma ha tante caratteristiche, no? Tante caratteristiche particolari che la rendono unica, no? Unica e anche, direi, affascinante agli occhi di chi la guarda, seppur da lontano. È arrivato l'attacco, sì, ha trovato il... Sto per dire importante, adesso questa forma di suggestione psicologica non posso dire importante con te, ma è stata... una bella stoccata. Sì, attenzione, anche due attacchi consecutivi. Via, sì, due, sì, stoccate dopo l'intervallo di Giulia Rizzi. Attenzione, perché tra l'altro una portata al bersaglio interno e una al bersaglio esterno. È molto importante anche variare le stoccate. Chi le subisce poi a quel punto, se vede arrivare la stoccata a due bersagli diversi, poi si trova un briciolo in difficoltà, sì, anche a livello psicologico. Pensare, certo, anche alle contromisure. Adesso è interessante capire Rossella Fiammingo come si metterà a lavorare. Lavora benissimo in questo caso, sì, prima in provocazione. Sì. Eccesso di fiducia, aspettando la partenza, sì, dell'avversario. Eccesso di fiducia per Giulia Rizzi, che è partita con il pugno interno come aveva fatto in occasione della stoccata numero 3, ma con molta distanza fra lei e l'avversaria. E la Fiammingo l'ha punita. Se caschi sotto il ferro di Rossella, prendi la stoccata. Cioè, qui è partita lei da lontano. Si sono scambiate un piccolo errore, no? Prima l'una e poi l'altra. Questo piccolo errore è stato sfruttato da Giulia Rizzi per mettere a segno punto numero 5 di questo match. Torna più 2, seconda frazione che è cominciata con maggiore intensità rispetto alla prima. Ora finge la partenza da lontano Rossella Fiammingo, e dopo la finta fa sul serio, sì, e va sino in fondo. Però si dispera la Rizzi, perché l'attacco, sì, della Fiammingo era andato a vuoto, è andato a vuoto anche la Rizzi nella rimessa, poi ha continuato Rossella Fiammingo portandosi sul 5-4. Rimane lì con la punta. Con una pazienza incredibile, sì, senza affrettare nulla, molto brava Giulia Rizzi a giocare forte della stoccatina di vantaggio che aveva. Adesso sono 2, 6, 4, 30 secondi alla fine della seconda delle tre frazioni. Lavora sul ferro, lavora sul ferro per far muovere l'avversario. 5 secondi. Si va in pausa. Si va al minuto di pausa. All'ultimo minuto di pausa, prima della frazione conclusiva dei 3 minuti che decideranno questo titolo italiano. Luca, equilibrio c'era. Equilibrio sostanzialmente è rimasto, ma il punteggio di 6-4 dà l'idea di come questa seconda frazione sia stata ad appannaggio di Giulia Rizzi, che con un paio di partenze eccellenti nella fase iniziale di questo secondo tempo è riuscita a portarsi avanti. E noi intanto, visto che giochiamo, vogliamo giocare ogni tanto con la statistica, e di questo devo ringraziare un ascoltatore, l'amico Fabrizio Floreani, che ascoltatore,
tecnico e schermidore soprattutto, che ci racconta e ci ricorda che nel 2007 a Lignano, quindi in Coppa del Mondo Under 20, la finale fu proprio fra Giulia Rizzi e Rossella Fiammingo. Vinse la Fiammingo e l'anno dopo però fu la, scusi, vinse la Rizzi e l'anno dopo fu la Fiammingo a vincere con Giulia Rizzi terza. Nota storica e statistica molto interessante. Ancora più interessante sarà questa terza e ultima frazione, gli ultimi tre minuti della gara di spada femminile del campionato italiano assoluti Cassino 2021. Si decide il terzo titolo tricolore, colpo doppio dopo che entrambe sono andate fuori bersaglio. 7-5. Che assalto estremamente tattico. Andata a tirarla anche perché poi avete visto la Fiammingo è brava anche a raccogliere in terza, quindi a raccogliere sul bersaglio esterno. Che stoccata qui ci vorrebbe pesante. Sì. Perché qui ci vorrebbe il frasario della che viene usato nel basket, perché questo è un punto raccolto nella spazzatura. Però ovviamente qui la spazzatura non è intesa in senso dispregiativo. Diciamo che senza scomodare i cestisti, il punto trovato a terra, visto sì. Che è stato colpito proprio il piede di Rossella Fiammingo, che adesso parte e trova la sesta stoccata, ma Giulia Rizzi non ci sta, ritiene che non sia la prima stoccata a essere andata a segno. E chiede allora a Giuliano Ranza, coadiuvato da Carlo Cubeddu, di rivederla al video. Sì. Assessori di questa quaterna arbitrale sono Alexis Bruno e Matteo Manzotti. Il motivo della richiesta è perché si ritiene che la stoccata fosse stata tirata dopo il corpo a corpo, invece, o comunque dopo che la Fiammingo aveva superato l'avversaria, era andata oltre l'avversaria. Invece allora restiamo lì, Luca, due minuti tutti da vedere, perché sono due le stoccate di vantaggio per Giulia Rizzi, che adesso viene pressata e subisce la stoccata di Rossella Fiammingo. 8-7. Molto brava la Fiammingo, perché quando prende il ferro, se trova la risposta tira la risposta, se non riesce comunque su quel ferro a camminare e trova il tempo per entrare nella guardia dell'avversaria. Molto brava, devo dire, sì, questo fondamentale è di difficile lettura per l'avversaria. Brava a partire adesso nel momento giusto, poi indietro il braccio la Fiammingo. Pesa molto questa stoccata da numero 9 del match per Giulia Rizzi. 9-7, un minuto e mezzo, due stoccate da recuperare per Rossella Fiammingo, due da amministrare, sarebbe verbo improprio, da provare a consolidare per Giulia Rizzi, che ne subisce una adesso. Vedete quando riesce a tenere il ferro la Fiammingo è mortifera, perché comunque in un modo o nell'altro, o in primo tempo o camminando, trova la risposta. Stoccata del pareggio di Rossella Fiammingo. Anche in questo caso da fondo pedana di Daniele Pantone, il maestro delle fiamme oro per la spadista friulana. 9 pari, Luca. Siamo tornati al punto di partenza. Questi 8 minuti che ci siamo goduti di bella scherma. Adesso vediamo in questo ultimo minuto chi vince il titolo italiano. Ora chiaramente la Rizzi, che aveva preso un po' di fiducia in questi suoi attacchi, adesso sa che vedi, mi smentisce perché ci riprova e trova il bersaglio. Molto brava, e soprattutto ci è voluta anche tanta freddezza e tanta capacità in questa stoccata, perché è stata forse la stoccata più difficile del match. Molto brava. E siamo tornati invece al punto di partenza di poco fa, di nuovo a più 2 la Rizzi quando mancano 41 secondi. Adesso bravissima, mamma mia, 3 stoccate splendide. Si è fatta riprendere in parità e poi ha messo a segno 3 stoccate, una più bella e più importante dell'altra. Giulia Rizzi 13-10. 35 secondi. È finita, Luca? Forse sì, secondo me sì. 14-10. Perché fra l'altro
ha accelerato un pochino i tempi la Fiamingo, è vero mancano 30 secondi, però forse un pochino di anticipo si è buttata. Molto brava. 15-10 ha vinto Giulia Rizzi, e lei la campionessa italiana di spada femminile, ha battuto Rossella Fiamingo in questa bellissima finale, punto a punto sul filo dell'equilibrio, prima della lunga finale che consegna all'atleta delle Fiamme Oro il successo. Ma che bella finale! Sì, bella proprio anche perché c'è stata questa alternanza di conduzione di match, no? È partita la Rizzi, poi è arrivata la Fiamingo, ripartita la Rizzi, questa rimonta che io sinceramente pensavo fosse decisiva, perché in quel momento io pensavo che l'assalto andasse, poi l'equilibrio dell'assalto andasse dalla parte della Fiamingo, invece c'è stata questa impennata finale di Giulia Rizzi, splendida veramente. Vince Giulia Rizzi, tra poco la vedremo sul gradino più alto del podio e la sentiremo anche ai tuoi microfoni. Perfetto, grazie a tutti.